Ladies and gentlemen, all the young people di società, belli casa, belli miei, iscrivetevi al canale, abbonatevi al canale proprio, se non vi piace quello che dico, non lo dico da dove. E vai dal canale, in un momento dove la democrazia è come la funzionalità della mia moto, vi lascio fare come vi pare. Dovrei parlarvi della Lazio, dovrei parlarvi di che abbiamo pescato, dovrei parlarvi di tante altre cose, ma che vi parlo a fa? Che vi parlo a fare, ragazzi? Non vi devo parlare del tutto e tanto. Sono depre per il Natale, che vabbè. Comunque, parliamo. Abbiamo beccato il Bayern. Strano. Strano. Dice, tanto, pure io ho detto, su Instagram, tanto con chi incontriamo, abbiamo gli schiaffi. Però magari da qui a febbraio, che ne so, un minimo di sogno, qualcosa. Capito? Proprio la speranza, proprio lui, proprio io, ma che ne so, avevi beccato che poi che ne so, avevi beccato Real Saragozza e l'Arsenal, perdevi comunque, però magari lì potevano, loro avrebbero potuto sbagliare una partita, e il Bayern non le sbaglia manco una, quindi la il sogno e la speranza è finito in quell'urna. Quindi c'è paura lì, paura da fare. Mi devono le rompere il cazzo a me, capito come. Però la questione, ragazzi, sì, tanto così, qualsiasi cosa faccio, o è sbagliato, o sono nel punto sbagliato, o succede qualcosa di sbagliato, sempre qualcosa così mi deve succedere ultimamente. Poi che vi volevo dire, la questione Sarri, che ho sentito, ho letto sulla fogna dei social, Twitter, gente che io non c'ero, non so che cori siano stati fatti, non so quello che è successo, so solo che un po' la gente penso che si sia rotta il cazzo, perché sai, ok, vabbè, che l'altro anno sei arrivato secondo e non era realmente forse il ruolo che ti competeva, e va bene. Però quest'anno adesso undicesimi, avevi già perso 7 volte, non avevi mai vinto in trasferta se non per sbaglio. Se non dobbiamo criticare, non ci dobbiamo incazzare, famo come altri tifosi che sono accecati da altre cose e non vedono la realtà dei fatti. Quindi si per essere contenti, dobbiamo far pure finta di essere stupidi e ciechi e famo così, contenti voi. Io non so contento, anzi. Chi non si sente in grado di rispettare la nostra maglia, la nostra tifoseria, la nostra tradizione, è giusto che se deve levare dal canale, ma chiunque, qualsiasi squadra. Immagina una squadra che c'ha mille, ciao Giova, che c'ha 124 anni, quindi chi non vuole stare con noi, tanto parliamo poi per Lazio Empoli, quindi Bayern Monaco, Yavol, presenti, prega un cazzo, Monaco di Baviera, New York, 8 ore, 14 ore, farò quel che potrò per la mia Lazio, però non vuol dire che se farò quel che potrò per la mia Lazio ci devo avere le orecchie rifoderate di prosciutto, di merda e di rincoglionitaggine, quindi va bene, volamo e l'arti strisciano, ciao Chicchi.